quando nel 1519 Michelangelo progettò la Sagrestia Nuova di San Lorenzo, considerò fondamentali le fonti di luce per posizionare gruppi scultorei realizzati con le decorazioni, le finestre e la lanterna della cupola. Mutate le condizioni dell'illuminazione col passare dei secoli, era necessario ricreare intorno a quelle opere una luce che si avvicinasse il più possibile a quella voluta dal grande artista fiorentino. È il risultato del progetto di illuminazione, manutenzione e restauro promosso dai Musei del Bargello in partnership con l'Ottomatica. La nuova illuminazione è frutto di quasi 2 anni di studio, evoca quelle che erano le condizioni di luce immaginate nei progetti michelangeleschi di inizio Cinquecento. È una collaborazione avviata con l'Ottomatica già nel dicembre 2017 ed è stata una combinazione di studi di illuminotecnica, sapiente restauro e indagine storico-artistica. Grazie ad una attenta valutazione e monitoraggio delle condizioni di luce nell'arco della giornata sono state create delle lampade a LED costruite ad hoc per questo luogo e sistemate in modi discreti, in modo che il visitatore, quando entrerà nella Sagrestia Nuova, come sempre capita, non sia soltanto ammirato dalla scultura e dall'eccellenza della grammatica architettonica michelangiolesca, perché il pregio di questa nuova illuminazione è anche questo. Queste statue sono celeberrime nel mondo e dal Cinquecento vengono definite la scuola del mondo, ma la bellezza del partito architettonico viene finalmente messa nella giusta modulazione di luci e di ombre.